Non so che mi sono appena appiccicata sulla faccia. Comunque, bentornati su questo canale. Scusate i capelli arrangiati alla cane scazzo, ma fa troppo caldo. Tra l'altro, porta chiusa, finestre chiuse, perché sennò questo video viene un troiaio, come si dice in Toscana. E quindi, niente, io inizierei con la mia... con il video, dove vi mostrerò la mia base stima per questo bello pesino. Ciao Lavi, proprio esaurita, questa cosa mi... Cioè, vi ho girato un video, sono completamente... Ciao, Romeo! Niente, mi sono messa queste orecchie perché senza faccio ancora per cacare, cioè, parliamo. Questi occhi stanchi. Oh, chi è che sta dentro il laboratorio tutto il giorno? Io! Vabbè, a parte ciò. Mamma mia, ma chi mi sposa? Chi mi sposa? Così, speriamo. Nessuno, che Dio ce la guardi. Che Dio ce la mandi. Anzi, Dio ce ne guardi e scampi. Vabbè, vado le ciancio alle bande. Io di solito la mia base estiva non esiste, nel senso che il mio make-up estivo è mascara e matita per le sopracciglia. Stop, perché ho una pelle fantastica, più o meno, non è vero, bugia. Però abbronzandomi la pelle sta molto meglio e quindi non uso nessun tipo di fondotinta perché non mi va a far troppo caldo, sudo, quindi no. Quindi la mia base di solito è così. Però quando devo uscire tipo stasera, che esco con degli amici a bere proprio una cosa, ogni tanto, non è vero, non me la faccio quasi mai la base, però se me la faccio, questo è quello che faccio, basta. Chiudiamola così, perché questo video se no sarà eterno. Allora, vado a mettere un correttore, questo è il Liquid Concealer di Sienna. Lo vado a mettere sotto agli occhi, perché questo effetto borse nere non piace a nessuno. E intorno all'asino, basta così, di solito, queste sono le zone critiche. Poi con un pennello, una beauty blender o che quello che vi pare, quello che vi aggrada di più, vado a schiacciare come se fosse una dattilografia. Chi vuole, chi deve sapere, sa. Questa la sto testando stasera, in realtà devo dirvi la sincera verità, non l'ho mai provata perché no. Non mi dispiace. Ok, il resto del viso lo vado a fare con questo qua, che è l'Extreme Matte Ultra Powder Foundation nella colorazione, non ho idea, 060. Eccolo qua, così vedete anche tutto, insomma, specchiato. Questo è il fondo, che è un fondotinta, come vedrete, compatto, punto, e sotto ha la sua spugnetta fantastica che io adoro, di solito uso questa come vedete, ma oggi voglio usare il culo della Beauty Blender. Vediamo come viene questo lavoro fantastico questa Beauty Blender. Vado a picchiettare sotto l'occhio, specialmente visto che ho usato un liquido, evitando che mi vada anche dove non batte mai il sole. Vado a picchiettare, picchietto semplicemente così, fantastico. No ragazzi, ho trovato qualcosa di meglio di questa spugnetta, credetemi, è già fantastica di suo. Questa spugnetta è stata svolta, mi sto rendendo conto che questo punto di tinta è leggermente più chiaro della mia faccia. È una colorazione più scura, mamma mia, l'inferno che è per me la bronzatura. È un inferno perché, cioè, io ho la carnagione, come sapete, olivastra tutto l'anno, però è olivastra, non è scura, quindi me la gestisco bene. Quando mi abbronzo non so più come cazzo me devo truccare. Perfetto, cioè vedevo il mio visino così levigato da non so quanto in realtà, perché è tantissimo che non mi trucco il viso, quindi non saprei. Comunque fantastico, questo è il risultato. Poi vado a prendere questa matita, io uso questa Green Me Brown Pencil di Kiko nella colorazione 03,
cruè. Vabbè, se non la vedete non importa. Tanto, cioè, questo è il legno della collezione Green Me e vado semplicemente a fare questo lavoro qua, cioè a colorare quello che sono le mie ciglia, lasciando la parte qua colorata un po', come dicevo prima, Rock and Scatsum. Questa matita non mi fa impazzire, però devo finirla, nel senso che è troppo pastosa, troppo, veramente troppo pastosa, quindi è proprio consigliatissima. Poi vado a prendere la matita blonde di Essence, che appunterò perché sennò non ci faccio proprio nulla, e vado a fare la prima parte, ovvero la parte iniziale del mio sopracciglio, e sfumo chiaramente con il resto, se no sembra che io non lo so. Comunque stavo pensando appunto di tatuarmi tipo da tutto l'inverno, ho fatto arrivare luglio e non l'ho ancora fatto. Brava Nafi, vediamo se per la stagione prossima riesco a tatuarmi queste benedette sopracciglia o continuerò ad avere questa rottura di pelotas, come grazie si dice. Vabbè, fantastico. Questo è il risultato orroroso che mi viene quasi sempre. Poi passiamo agli occhi. Prendo la mia Naked amica indiscussa e vado a prendere Souch. Come si dice? È scritto Souched. Non ho idea di come si pronuncia. È venuto un dubbio esistenziale adesso, quindi mi zitto e smetto di provarci. E vado semplicemente a marcare un po' alla bene e meglio, per non usare altri termini, l'arcata. Sì, l'arcata, la piega. Perfetto, direi che così è più che sufficiente. Poi vado a prendere Cayenne per dargli, e He Devil per dargli proprio un pochino di profondità. Proprio qua giù. Exactly, proprio così. Ok. Basta, sporco un attimino anche di sotto, ma proprio per lì l'ho sporcato, preso quello da niente chiari che usate un secco pennello così non è che. Ma giusto perché sì, vedete, faccio tutto random perché è estate, che c'è voglia mettersi a truccare. Matita nera, questa cosa è di MAC, ma credo che possiate usare qualsiasi matita nera voi prevariate per fare questo trucco elaboratissimo, tranquillo, funzionano tutte, anche quella del China. Sì. Poi ci tenete a prendere qualche malattia sconosciuta, potete usare anche quella. Dipende, ecco, di quanto ci tenete dalla vostra salute, ma questi voi, cioè se tenete più alla salute o al portafoglio, questi poi ognuno ha le sue priorità. Chi sono io per discutere una cosa del genere? Vado a metterla nell'intracigliare, come si dice, insomma, anche riportandola un po' su perché mi arba, c'è un amico siciliano che viene in giro, quando dico mi arba, vado a sfumare un po' il tutto con un pennellazzo. Oh, ragazzi, che caldo fa. Porto verso il fuori perché io ho appunto l'occhio abbastanza grande, quindi porto il fuori per dargli un taglio. Questo rimane abbastanza pastoso, la matita mi si lavora anche abbastanza bene, qui ho lasciato la mia ditata come sempre. Mascara, al momento del mascara io uso questo Lash Princess verde di Essence e vado a mettere mascara, lo so, vi sto entrando in camera, ma sto entrando in camera, quindi vi sto saltando praticamente addosso, ma non riesco a vedermi le ciglia inferiori,
scusatemi, vi voglio bene, sto tanto bene con voi, ma non vedo l'ora di finire questo video per riaprire la finestra, perché no, non è fattibile. Mamma mia, fa caldo, sono praticamente le 10 di sera, fa troppo caldo ancora. Ok, allora voi mettete nelle ciglia superiori senza fare magari come me che mi sporco tutta la palpebra. Ok, questo è il pezzettino nero. Okay. Ciao, bene, siamo praticamente agli sgoccioli perché vado a prendere sempre di MAC questa matita che si chiama Wild, se non erro, e vado a fare il contorno delle mie labbra. Questa matita è praticamente quasi il colore delle mie labbra, io la adoro. E poi vado a mettere lui, che è il mio solito Bird Spice, che peccato che è successo un piccolo incidente, si è rotto, cioè veramente si è rotto, e quindi l'ho deportato in un pottino, quindi però per adesso cerco di usare quello che è qui, ma con questo caldo si è praticamente seccato tutto. Cioè, non potete capire quello che non ho detto e che non è venuto giù quella sera, perché lo potete solo immaginare. Quello che non è la prima volta che ho un po' rossetto. E peccato che tutte le volte sia un rossetto che costa anche abbastanza. Ora, non ti dico che costa come uno Chanel, però costa la metà di Chanel. Però comunque è un rossetto di MAC, uno dei miei preferitissimi, quindi sì, mi gira le palle. Quelli che costano poco non si rompono perché il packaging è di plasticaccia, non si romperà mai. Nel mezzo vado a fare il punto luce con questo qua di Kiko, che l'ho usato talmente tanto, si è cancellato il numero, ma credo sia lo 02. E niente. Questo è il mio trucco, lo mettiamo un goccino di blush, come la vedete? Un sinsinnino di blush, vado a prendere questa palettina di Kiko che è fantastica, e quello più scuro o quello più chiaro? Quello più scuro, un sinsinnino di blush, volevo mettere l'illuminante ma... sono troppo bronzata, mi si vede subito e poi sembra che vada a fare serata e in realtà no, esco solo con degli amici a bere una cosa, quindi niente. Bene, questo è il mio trucco estivo. In realtà io sul viso ho solo una polvere a parte il correttore, cioè ho messo due gocce, ho solo una polvere che già sento caldo, quindi sì, però ecco, comunque intanto un attimino di... ci vuole nelle serate speciali, tipo per me è speciale andare a bere qualcosa con dei amici, perché non esco mai la sera perché ho una vita un po' di merda e sono sempre veramente stanca. Beh, detto questo, io vi mando un bacio, spero che questa cosa vi sia stata utile, anche soprattutto per il fondotinta, che ragazzi ve lo straconsiglio, è fantastico. Con il fondotinta questo e Like a Doll, credo sia quell'altro compatto, non me lo ricordo, che ce l'aveva una mia amica, anche lei lo adora, quindi pupa
come fondosintensivi fantastici, questi contatti. Io vi mando un bacio, non notate quest'unghia perché mi si è rotta e l'ho dovuto colorare in bianco perché non ho questa qui a casa mia. Niente, io vi mando un bacio, spero che appunto questo video vi sia stato utile per qualche consiglio, qualsiasi cosa o vi abbia intrattenuto, vi abbia fatto piacere. Io vi ricordo di iscrivervi qua sotto al canale, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.